Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti all'ultimo giorno ufficiale dell'anno scolastico dei precari, della maggior parte dei precari, diciamo così. Oggi è il 30 giugno 2022 e ho deciso di fare questo video un secondo fa perché ho detto, vabbè, ho fatto il video del primo giorno. Faccio il video anche dell'ultimo, giustamente. Ho una quantità di video da montare spaventosa e li sto lasciando un po' indietro, nel senso che adesso, vabbè, vi farò vedere che cosa c'è qui davanti a me. Intanto indietro lo potete vedere, c'è il mio amico senza il quale io non vivo. Mi sono fatta una doccia stamattina e devo uscire, ma non ho il coraggio di vestirmi nel frattempo, quindi ho detto, vabbè, rimango in accappatoio che tra l'altro abbassamenti di voce continui tra ventilatori, aria condizionata, eccetera. Vabbè. Comunque, vi faccio vedere che cosa sto facendo. Devo uscire tra poco perché mi vedo con una collega e poi andremo a fare le ultimissime cose in segreteria e poi andremo al collegio insieme perché noi facciamo il collegio in presenza, tra l'altro dopo no, più di 2 anni, l'ultimo collegio in presenza che ho mai fatto io è stato nel 2019 ed è stato, cioè per me dopo più di 2 anni, diciamo, era il primissimo collegio e poi li ho sempre fatti online, il che significa tempi molto più dilatati e molta più possibilità che si litighi. I collegi, tanti non la capiscono questa cosa. Io spesso ho fatto delle battute su Instagram dicendo, ragazzi, ai collegi si litiga. E magari a quello finale no, perché sai, finale, sei un po' abbattuto, però vi posso assicurare che ci sono a volte dei dibattiti, delle cose per cui si può raggiungere un livello di astio notevole, diciamo. E poi seduta plenaria, quindi voi immaginate quanti saremo. Non vado fierissima del fatto che siamo tipo 170 persone tutte riunite, anche perché la situazione contagi non è proprio il massimo. E anzi, stanno risalendo molto. Però vabbè, lo dobbiamo fare, lo facciamo. Armate di ventaglio, ventaglio come se non ci fosse un domani, perché non c'è modo altrimenti di resistere. Andiamo a fare invece stamattina, perché il collegio è alle 16:30 in realtà, ma stamattina andremo, vabbè, a fare colazione, ma questo è puro diletto nostro. Poi andremo, cioè andremo, non andiamo da nessuna parte, ci mettiamo a comporre i libretti delle vacanze. Perché, vabbè, siamo io e una mia collega, abbiamo 2 alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata e per quanto riguarda il grandissimo capitolo compiti delle vacanze, entrambe riteniamo che comunque non sia giusto dare un libretto, cioè faccio un esempio, se un bambino è di terza e magari segue un programma che non corrisponde, no, alla sua classe, è brutto dare il libretto con scritto classe prima o classe seconda, e quindi quello che vogliamo fare è comporre noi i libretti delle vacanze dei bambini. Lo facciamo adesso perché gli impegni collegiali ci hanno tenute impegnate, poi comunque la prima fase dell'estate è sempre meglio, insomma, tenerla libera. Magari adesso vi faccio vedere un pezzettino di questi libretti. Però giro la telecamera. Questo è, diciamo, è l'introduzione che ho preparato. Vabbè, vedete scritto Emma perché personalizzo, se riesco ad andare giù. E poi c'è una piccola, diciamo, introduzione in cui, insomma, saluto, e poi ci sono alcuni spunti, consigli per quanto riguarda un po' tutte le discipline,
Qua per esempio scrivi dei piccoli pensierini su un quadernino, e poi ho scritto che allegherò delle schede di ortografia di lettura. Un piccolo fascicolo a scelta tra questi tre, potrà scegliere lei. Piccoli dettati e poi matematica. Ho scritto che insomma troverà, poi inglese, sul quaderno fai tre disegni che esprimono giornate particolari. E poi qui ho messo qualche scheda che lavora sulla composizione fonologica delle parole. E diciamo che questo file sono 20, quante pagine? Aspettate. Ok, 26. Ed è soltanto una piccola introduzione, poi. Poi in realtà quello che dobbiamo fare effettivamente stamattina è, prendendo dal sito scolasticando.it, da cui si possono scaricare guide scolastiche gratuite, avevo fatto anche un reel su Instagram, uno short qui su YouTube in cui vi mostravo come praticamente estrapolare queste pagine e riunirle tutte in un unico file, cioè in due in realtà, uno fascicolo di italiano, un fascicolo di matematica, e poi allegarlo a questo invece, a questa parte diciamo introduttiva e stamparlo. O comunque vabbè, consegnarlo ai genitori che poi lo stampino loro. E quindi, allora, sembra di no, ma è un lavoro abbastanza lungo. Non l'abbiamo fatto prima, non abbiamo fatto in modo che i bambini avessero tutto quando già finita la scuola, perché la famiglia ha chiesto il mese di giugno, giustamente. Insomma, libero. E di base sì, l'ho scritto anche io qua per la bambina di lasciare il primo periodo tranquillo e poi non fare tutto all'inizio, non fare tutto alla fine, cercare di diluire un po'. E niente, vabbè, ci vediamo prossimamente. Ah no, perché qui io non sto facendo solo questo in realtà, ma chissà se ce la facciamo a girare. Vabbè, niente, devo stoppare e poi riprendere un altro video perché non si gira, non so perché. In tutto questo, salutate la mia sessione che va avanti. Sì, sto cercando di studiare linguistica. Pesantino, però ce la faremo in qualche modo. Dai, 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 dai. E lì, in quel post-it malefico, ci sono le date degli appelli. Come vedete, tre esami questa sessione, uno l'ho già fatto, me ne mancano due. Di uscire un secondo, mi sto bevendo questa, che ultimamente mi è presa un po' la fissa delle bevande bio, eccetera, ma non tanto, cioè non per chissà quale motivo, ma perché il latte mi ha un po' stufato, quindi ho detto vabbè, d'estate. Questo qui la trovo un po' acquosa, sinceramente. È buona, ma preferisco quella alla vaniglia, che però è molto molto più ricca di zuccheri di questa. Anche se, vabbè, anche questa non scherza. La lavatrice di sottofondo e il Mojoville da qui sono veramente dei tocchi di classe interessanti, ma sono completamente senza trucco perché non mi interessa. E sono andata di pantalone lungo oggi. Ultimo collegio, mi è preso quello. Ultimo collegio di formalità. Aiuto. In realtà è presto per l'ultimo collegio, però. Sono le. Ho fatto così e l'Apple Watch è spento. Rendetevi conto.
Ragazzi, siamo pronte all'ultimo collegio. Sono le 16, il collegio è tra mezz'ora, però sentite il rumore dell'aria condizionata. I punti all'ordine del giorno sono 11, il tempo stimato è di 2 ore, quindi 16.30, 18.30, boh. Nel frattempo c'è stato un buco temporale, nel senso che abbiamo pranzato, abbiamo sistemato appunto il libretto delle vacanze, come avrete visto, e niente, adesso ufficialmente l'ultimo impegno collegiale dell'anno è arrivato, poi niente, da domani sono solo una studentessa a tempo pieno, e niente. Vi tengo informati, non riuscirò a girare nulla perché gli organi collegiali sono segreti. Ci vediamo più tardi. Farà un caldo allucinante, siamo in una sala parrocchiale, e circa 170 persone più o meno, perché il collegio è in seduta plenaria. La gioia di riunirmi con tutta questa gente in presenza la potete vedere stampata sul mio viso. Vabbè, comunque andiamo. Eccoci ragazzi, è fine giornata, sono in questo momento le 22.35 e sono fuori casa da tantissimo. Ho fatto aperitivo e cena con le mie colleghe, diciamo più strette, scusate, ho dato inavvertitamente, mi sono data un colpo sulla gamba. Abbiamo fatto l'ultimo collegio, non so che cosa avrete visto della giornata, probabilmente molto poco rispetto a quello che è stato, ma ho potuto riprendere poco, poi quando sono con altre persone non mi va di puntarmi la telecamera addosso, quindi... E l'ultimo collegio è abbastanza, diciamo, riassuntivo, nel senso che tutte le funzioni strumentali devono relazionare tutto quello che è stato fatto nei vari ambiti per quanto riguarda la scuola, quindi tutti i responsabili, per esempio funzione strumentale inclusione, ha relazionato tutto quello che è stato la gestione dei BES nella scuola, la funzione strumentale dell'accoglienza ha relazionato per quanto riguarda l'emergenza ucraina, e così via, così anche gli animatori digitali, poi ci sono stati i saluti sostanzialmente ai colleghi prossimi alla quiescenza. Io vi volevo ringraziare perché oggi è uscito il video che voi avrete visto ieri, credo, perché credo di programmarli in ordine. In questo momento ho tanti video registrati, anche programmati, che sto facendo slittare perché sto facendo, insomma, passare avanti per ovvi motivi altre cose, e vi volevo ringraziare per tutto quello che mi avete scritto a seguito del video precedente. Come dicevo, è stato un video più che altro per me, però sono contenta che sia arrivato, insomma, quello che doveva arrivare. Anche oggi è stata una giornata molto pesante da questo punto di vista, perché ci stiamo ponendo in realtà un problema, una questione più che un problema, molto 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 delicata, che è quella dei bambini e il lutto. E abbiamo non poche difficoltà, nel senso che in questo caso non sai mai se lasciare alla famiglia, se fare qualcosa dal punto di vista educativo, se in qualche modo lasciare, insomma, lasciar fare oppure no. Abbiamo inviato una lettera. Abbiamo scritto una lettera da inviare ai bambini tramite la rappresentante dei genitori, in cui noi maestre spieghiamo quello che è successo, in cui li rassicuriamo,
E poi abbiamo proposto ai genitori, proposto, perché per carità, un incontro, una lettura al parco con i bambini di un albo illustrato che li possa avviare a cercare di comprendere quello che è successo. Ovviamente non mi era mai capitato di affrontare questo argomento con i bambini, anche se quando ci si pensa, io anche nell'esame che avevo fatto di letteratura per l'infanzia, c'erano state proposte tante cose, tante letture, tanti albi illustrati che riguardano la questione del, cioè affrontare la questione del lutto con i bambini, ma quando si tratta obiettivamente di un coetaneo, di una coetanea in questo caso, il discorso è molto diverso e quindi è difficile, molto difficile. Abbiamo vagliato tante proposte di albi illustrati. Ancora ora non siamo arrivati a una conclusione. Io non so, è una cosa talmente delicata in questo caso, diciamo che io sono, non so come dirvi, però sono sempre dell'idea che ai bambini si possa spiegare tutto commisurandolo alla loro età, sempre e tutto, anzi che si debba. Però in questo caso qui è una coetanea, è una situazione inspiegabile agli adulti, ad oggi, non lo so, è molto 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 delicato e anche condurre da insegnanti, condurre un incontro del genere, io non so come sarà, non lo so, è molto complesso, non sappiamo ancora ovviamente quanti genitori aderiranno, la cosa è ovviamente aperta anche ai genitori, non sappiamo quanti e quali genitori abbiano già affrontato la cosa, come l'abbiano affrontata, ovviamente quella è libertà delle famiglie, però insomma non lo so, facciamo molta 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 fatica anche a parlarne tra di noi, molta. È importante comunque che i bambini sappiano che come punto di riferimento, come insegnanti ci siamo, per carità. Poi l'impatto ovviamente giustamente a settembre sarà comunque tosto, perché finché si parla di una cosa in astratto è un conto, quando poi a settembre quel banco sarà vuoto, io mi auguro di riessere ancora in quella classe, se ci saranno le possibilità, però effettivamente poi quando a settembre quel banco sarà vuoto, sarà un duro colpo davvero, ma probabilmente anche per noi, solo che essendo più adulti il concetto di morte è definitivo e per un bambino è complesso. Più o meno mi pare di ricordare che il concetto di morte comincia ad affermarsi intorno agli 8 anni, ma per fortuna in realtà è un concetto da cui i bambini stanno lontani per molto, e quando ci si arriva fortunatamente non per i coetanei, ci si arriva per un animaletto, ci si arriva per un nonno, per un altro bambino, insomma. Una volta mi ricordo, e questo l'abbiamo citato nella lettera mandata ai bambini, che un bambino mi ha chiesto, parlando della situazione che si è creata purtroppo a partire da febbraio a livello internazionale, a cui abbiamo fatto riferimento in classe parlando di pace, eccetera, un bambino mi ha chiesto: maestra, ma anche i bambini muoiono? E io non pensavo che avrebbero sperimentato così da vicino. Quindi delle volte dai, loro fanno delle domande, tu dai delle risposte. E
ed è allucinante poi che la vita faccia dei giri così, così. Vabbè, scusate la divagazione, comunque è finito quest'anno, è stato un... L'ho già fatto il video di, diciamo, resoconto dell'anno scolastico, però alla luce di quello che è successo, lo ridico, è stato un anno, non trovo aggettivi per definirlo, molto... Sono contenta di essere arrivata a questo fantomatico 30 giugno, vi lascio il video che feci il 20 settembre, quindi il primo giorno. Grazie per avermi accompagnata in questo percorso. E chissà, il prossimo anno abbiamo un sacco di incertezze, un sacco di ansie, GPS, cose che arriveranno, eccetera. Io spero di poter continuare con i miei bambini che andranno in quinta, altrimenti andrà benissimo. E niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi, grazie. Cari bambini, come saprete certamente, martedì Elena è volata in cielo. È un momento doloroso e difficile da comprendere. Non ci sono risposte alle domande che vi state ponendo in questo momento e in particolare all'unica domanda che ci siamo fatti tutti. Perché? Non è troppo presto? Una volta in classe uno di voi mi ha chiesto «Maestra, ma anche i bambini muoiono?» Risposi di sì. Purtroppo queste cose accadono, per tanti motivi che la maggior parte delle volte non conosciamo. Non si può dare una risposta a quei perché, e sì, è troppo presto. Però vi dissi anche che una parte di noi resta sempre. Un gesto, un'espressione, il modo di ridere o di arrabbiarsi, la simpatia, lo sguardo o un ideale. Elena ci lascia molto di sé, e in particolare ci lascia il suo sorriso e il suo essere bambina, e ci ricorda che essere bambini è la cosa più bella, è una cosa semplice e preziosa, e che non serve chissà cosa per sorridere. Il dolore che sentiamo ora, la disperazione, la rabbia, con il tempo si trasformeranno in altro e sentiremo Elena come una carezza nel nostro cuore. A quel punto ognuno di noi avrà trovato ciò che resta e potrà pensare a lei con un sorriso tenero. Sappiate che le vostre maestre ci sono e sono accanto a voi e alla sua famiglia. Vi abbracciamo forte.